La fotografia subacquea è affascinante, ma non semplice perché implica la risoluzione di alcune problematiche. Innanzitutto, la differente rifrazione dell'acqua rispetto all'aria modifica l'angolo di campo effettivo delle ottiche. È possibile valutare facilmente l'effetto della rifrazione prendendo un bicchiere pieno d'acqua e inserendovi una matita. La parte immersa apparirà piegata. Un obiettivo sott'acqua subisce una moltiplicazione pari a circa 1,3 per. Quindi, ad esempio, un obiettivo normale equivarrebbe a un 70 mm. La lunghezza focale è maggiore e diminuisce l'angolo di campo. Se aggiungete la ormai nota differenza di focale derivata dall'uso dei sensori digitali, capite che solo focali molto corte, 10-12 mm, permettono la riproduzione grandangolare sott'acqua. Se usate una compatta, è indispensabile un aggiuntivo grandangolare. L'elemento acqua rispetto all'aria incide maggiormente sulla perdita di nitidezza. Per avere la massima nitidezza e dettaglio, abituatevi a fotografare da vicino, riducendo il più possibile la distanza e quindi la quantità d'acqua che si frappone tra l'obiettivo e il soggetto. Sott'acqua non tutte le frequenze luminose e quindi i colori raggiungono le stesse profondità. Le onde più corte, i blu, sono le più energetiche e riescono a penetrare più profondamente nella massa d'acqua, mentre quelle più lunghe hanno meno energia e vengono fermate prima. Per questo già nei primi metri vediamo scomparire il colore rosso, mentre i verdi e gli azzurri perdurano fino a profondità maggiori, fino a quando tutto si presenta con un'uniforme tinta azzurra. Per ridurre questo effetto, impostate adeguatamente il bilanciamento del bianco, passando dalla modalità automatica AVB a quella manuale. Se siete quasi in superficie o state facendo snorkeling, i risultati che otterrete con la modalità luce diurna potrebbero essere sufficientemente corretti, ma se andate più in profondità sarà meglio utilizzare la posizione nuvoloso, che vi consentirà di eliminare buona parte delle dominanti blu. Oppure potrete riportare i colori correttamente attraverso l'utilizzo di un flash.